La duchessa del Sussex ha parlato con gli ex studenti del suo liceo di Los Angeles durante l'ultimo episodio di Archetype. Nel penultimo episodio del suo podcast, Meghan Markle ha esplorato la libertà che si può trovare quando si va oltre l'archetipo. La duchessa del Sussex ha incontrato l'autrice di Sex and the City Candace Bushnell e l'attivista Micaela Yair Rodriguez per discutere dell'espressione della propria identità e dell'abbraccio dall'individualità. Ha anche parlato con i neolaureati della sua ex scuola secondaria Immaculate Heart High School. Di come i tempi sono cambiati e se la stessa pressione sociale che ha vissuto da adolescente rimane. In nuove clip durante la sua visita all'Immaculate High quest'estate, Meghan racconta il momento in cui è entrata nel bel campus, indicando dove si trovava il suo armadietto e notando la bella e nuova ristrutturazione della scuola. Ha ricordato di essere stata felice di essere tornata lì e ha sottolineato l'influenza che la scuola ha avuto sulla sua vita. Sono stata lì dai 12 ai 17 anni, che sono anni davvero formativi nella tua vita, ha spiegato la duchessa. Certamente erano per me. Lasciatemi solo dire che essere lì, l'energia, era palpabile. Meghan è entrata per vedere alcuni degli studenti durante gli allenamenti di pallavolo e ha raggiunto gli studenti nel corridoio. Così tanti ricordi mi sono tornati in mente. La duchessa è entrata in una delle sue vecchie aule, dicendo, è fantastico perché da adulto torni in questo ambiente, sembra così piccolo, ma quando sei al liceo. Questo campus era così grande. Meghan ha continuato dicendo che ha lottato per sapere come avrebbe dovuto essere da adolescente e voleva parlare con alcune donne più giovani per sapere se si sentivano allo stesso modo. Ha detto, ho visitato la scuola per sedermi a conversare con tre fantastiche giovani donne appena ho l'apice dell'età adulta, si erano appena diplomate circa un mese prima. La duchessa ha parlato con Abigail, Diana e Grace prima che il primo episodio di Archetype fosse pubblicato. Voleva chiedere loro se gli stigmi e le etichette con cui è cresciuta hanno ancora lo stesso peso.